È possibile trovare sulla Terra un luogo in grado di portarci in un'altra dimensione? È il 1997, in una trasmissione radiofonica americana squilla il telefono. Il DJ, alzando la cornetta, non si immagina di ricevere una delle chiamate più insolite della sua carriera. All'altro capo del filo c'è un uomo che afferma di chiamarsi Mel Waters. Racconta di aver scoperto un'enorme buca nella sua proprietà di campagna, Ellensburg, nello stato di Washington. Sostiene di aver provato a misurarla usando un filo da pesca e un peso. Secondo i suoi calcoli, la buca è profonda 24 km e in quel luogo sono successe cose paranormali. Mel aveva osservato un raggio nero che fuoriusciva dalla buca e arrivava in cielo. Questo evento si verificava in alcuni momenti del giorno. Credeva che il buco avesse poteri magici, per esempio riportare in vita gli animali e presumibilmente incendiare il ghiaccio. Il ghiaccio in questione non si scioglieva, ma bruciava come carbone. La telefonata fu ovviamente trasmessa in onda. Mel riuscì a convincere molti ascoltatori della veridicità del suo racconto. Jack Powell, un geologo all'ascolto, si interessò a questa storia. La trovava alquanto curiosa, soprattutto perché Mel sosteneva che si trattava praticamente di un pozzo senza fondo. Jack si occupava di geologia da decenni e conosceva bene il fatto che il pozzo più profondo raggiunge i 12.000 metri sotto la crosta terrestre. Jack iniziò a studiare questo misterioso evento. Nonostante le sue ricerche, non fu in grado di localizzare questa buca. Attraverso ulteriori indagini, si scoprì che non esisteva alcun Mel Waters residente a Ellensburg. Contattato una seconda volta, il misterioso Mel raccontò che qualcuno aveva offerto dei soldi in cambio del suo silenzio riguardo la buca. L'intera storia assunse i contorni di una vera e propria leggenda metropolitana. Con il passare del tempo, diverse persone riportarono di aver trovato quella buca e di aver visto accadere cose strane. Molti affermarono di aver sentito strani rumori uscire dalle profondità. Altri notarono strane luci e creature insolite. Alcuni ritenevano che la buca arrivasse fino al centro della Terra. Altri si spinsero a pensare che fosse un portale segreto per un'altra dimensione. Altri ancora la immaginarono come un punto in grado di deformare spazio e tempo. Le persone o gli oggetti che vi erano entrate non erano più uscite. Naturalmente queste sono solo alcune ipotesi. Dopotutto nessuno sa ancora se la buca di Mel esista o meno. Come accennavo in precedenza, la buca più profonda al mondo, realmente esistente, è il pozzo super profondo di Kola. Si tratta di un foro creato dall'uomo. Attualmente la zona si presenta come un cantiere abbandonato e il foro è chiuso ermeticamente. I tecnici che lo hanno realizzato hanno impiegato circa 20 anni per raggiungere una profondità di 12 km. A quel punto sono stati fermati da rocce di quasi 2,7 miliardi di anni fa, con una temperatura di circa 180 gradi centigradi. Quasi il doppio di quella prevista dal team. Un buco così profondo può sembrare uscito da un film dell'orrore. Fortunatamente c'è una buona notizia. Ha un diametro di soli 23 centimetri. Questo significa che non ci si può cadere dentro. Adesso è decisamente meno spaventoso. Ma molti abitanti del luogo sono ancora spaventati e non si sentono a proprio agio quando sono lì intorno. Affermano di sentire delle urla terrificanti che escono dal pozzo, soprattutto di notte. Se decidessi di entrare nella grotta di Krubera, una delle più profonde della Terra, tieni a mente che potresti impiegare giorni o settimane per raggiungere il fondo. Questo enorme complesso di grotte si trova in Georgia e si estende per oltre 1,5 km. Possiamo immaginarli come l'Everest dei sistemi di grotte. L'intero sistema è allo stesso tempo spaventoso ma interessante. Al suo interno è possibile incontrare un'affascinante varietà di fauna selvatica. Sul fondo è presente anche un bacino di acqua dolce. Il pozzo di Barclay è una cavità tossica. Si tratta di un'ex miniera di rame a cielo aperto. Situata nella parte occidentale degli Stati Uniti, la miniera è lunga 1,5 km, larga 800 metri e profonda 540 metri. Riuscirebbe a contenere l'Empire State Building. È riempita per metà di acqua fortemente acida. Il livello di acidità, pH 2,5, è simile a quello dell'acido gastrico o del succo di limone. Questa fossa è piena di pericolose sostanze chimiche e metalli pesanti. L'acqua in superficie è rossa proprio a causa degli elementi chimici che galleggiano come delle briciole in questa zuppa velenosa. Molte specie aviarie hanno perso la vita proprio a causa della tossicità dell'acqua. Pagando un biglietto è possibile ammirare questo terrificante spettacolo, ovviamente a distanza. La giornata è perfetta, non è nuvoloso, c'è il sole e sei ai tropici. Decidi di tuffarti in acqua per nuotare un po'. Il mare è così limpido che sembra di poter vedere il fondo. Guardi giù e vedi solo il buio. Questa situazione scatena la tua immaginazione. Vedi dei mostri giganteschi risalire dalle profondità. Ecco la sensazione che si prova quando si nuota sopra il Dean's Blue Hole.
La superficie è a forma di cerchio. Immergendosi in profondità si allarga improvvisamente, diventando una caverna con un diametro di 100 metri. Questo spettacolo della natura si trova a Long Island, nelle Bahamas. Raggiunge una profondità di 202 metri. Si tratta della seconda fossa più profonda al mondo. È una dolina riempita di acqua salata con un ingresso sottomarino. Questo tipo di doline possono formarsi in diversi modi. Per esempio, quando l'acqua piovana si infiltra attraverso le fratture della roccia calcarea, direttamente nella falda acquifera. Nel caso di questa fossa anche il livello del mare è cambiato. Si è alzato rispetto, ad esempio, all'era glaciale di 15.000 anni fa. Ecco la dolina di Mount Baldy, nello stato dell'Indiana. Era un pomeriggio soleggiato. Una donna di nome Erin aveva appena terminato le sue analisi scientifiche sulla velocità del vento. I risultati ottenuti l'avevano messa di buon umore. Improvvisamente, però, uno strano presentimento le cancellò il sorriso dal volto. Si girò e vide un uomo in costume da bagno. Cercava disperatamente di scavare nella sabbia. «È qui!» urlò mentre la moglie gli era vicina in preda al panico. Il loro figlio di 6 anni era scomparso, svanito in una buca. Erin controllò il terreno, ma non vide alcuna apertura. Non notò nemmeno dei mucchi di sabbia, caratteristici di una buca appena scavata. Nel frattempo sempre più persone erano accorse per aiutare la coppia. Qualcuno aveva chiamato la polizia. La ragazza pensava che il figlio si fosse nascosto da qualche parte per fare uno scherzo. Decise quindi di tornare a casa. Guardando il telegiornale della sera, vide che le squadre di soccorso erano riuscite a salvare il ragazzo. Lo avevano trovato a 3 metri di profondità, sotto una duna di sabbia. Per Erin lo shock fu totale. Viviamo in un'epoca così avanzata che i bracci robotici delle astronavi raccolgono la sabbia su Marte e ne analizzano la composizione chimica. Qui invece, durante una semplice passeggiata sulla spiaggia, è possibile rimanere sorpresi dai misteri geologici come un buco che appare dal nulla. L'Ice Cube Neutrino Detector assomiglia a un enorme buco che normalmente vediamo in qualche film di fantascienza. Questa stazione di ricerca si trova al Polo Sud e ha un'estensione pari a 3 volte l'edificio più alto del mondo. Questo enorme buco di metallo e ghiaccio raggiunge una profondità di circa 2.500 metri. Gli scienziati sperano di utilizzarlo per comprendere meglio il comportamento dei neutrini e avere più informazioni sulla materia oscura, quella misteriosa componente che costituisce quasi il 30% dell'universo. Nessuno è in grado di vederla direttamente, ma gli scienziati presumono che sia presente e che influenzi i movimenti delle stelle e delle galassie.